La voglia di partire deve essere dentro l'anima di ogni agente di viaggio, ogni operatore nel turismo. Le agenzie sono tutto per noi, sono i nostri partner, siamo cresciuti insieme a loro e viviamo insieme a loro a fianco tutti i giorni. Io stesso ne visito tantissime costantemente da oltre 20 anni ormai. E con le agenzie abbiamo un ottimo rapporto evidentemente perché sono i nostri partner unici sul mercato per distribuire il nostro prodotto, lo saranno anche in futuro perché il nostro prodotto è un prodotto che non può che essere veicolato tramite dei professionisti. Quello che ci auguriamo e lavoriamo molto per questo è poter implementare la loro competenza sulle nostre destinazioni. E a questo fine, da tantissimo tempo, noi organizziamo moltissimi incontri durante l'anno. L'anno scorso abbiamo convogliato nelle nostre riunioni più di 3.000 agenti di viaggio. Organizziamo molti educational, quest'anno poi ricorre il trentennale del Diamante e il decennale di America Award e all'UOP abbiamo appunto pensato di organizzare un numero cospicuo di educational in tutte le nostre destinazioni, perlomeno le più importanti. E ancora stiamo lavorando molto anche sull'innovare il modo di comunicare questi prodotti, per esempio con l'operazione 3D che da 2 anni ci contraddistingue sul mercato. Siamo gli unici ad avere materiale da presentare agli agenti di viaggio in formato 3D, cosa che rende l'esperienza di conoscenza di una destinazione molto più vicina a quella che era una conoscenza diretta. Ma i marchi consorzio sono sostanzialmente Mistral Tour Internazionale, il Diamante. Poi c'è America World, Brazil World, Europa World e poi gli ultimi 3 entrati che sono 3 piccoli gioiellini che ci stanno già dando delle grandi soddisfazioni soprattutto per quanto riguarda l'area più orientale e quindi parliamo di Exotic Tour, e Latitude Patagonia e poi ancora Discover Australia. Il nostro punto di forza è la conoscenza del prodotto, è sostanzialmente la grande competenza che c'è all'interno di ogni marchio, ogni brand ha una forte specificità sui suoi prodotti, sulle sue destinazioni e questo ci mette in condizione di affrontare un mercato che tendenzialmente ha una domanda molto vasta in termini di esigenze, in termini di proprio richieste, no? Allora se hai la conoscenza del prodotto puoi effettivamente servire un mercato che in questo momento è molto frastagliato. Diversamente se fossimo concentrati magari solo su alcune linee di prodotto o solo su alcune destinazioni probabilmente sarebbe più difficile. Ognuno deve fare al meglio la propria destinazione al fine di offrire al proprio partner, ai propri consorziati appunto la propria forza. Tante forze insieme rendono il consorzio molto forte.